Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro settimanale sui certificate. Oggi abbiamo deciso di selezionare un certificate a nostro parere molto interessante su tre blue chips italiane. È un bonus cap worth of any Intesa San Paolo Fiat Chrysler Automobiles. Oggi il certificate passa di mano a 103,4 euro e se nessuno dei tre sottostanti avrà toccato la barriera da qui alla scadenza del prodotto, vi ricordo che scade il 14 dicembre del prossimo anno, allora il nostro certificate verrà ritirato a 128,5 euro, significa un rendimento di qualcosa di più del 24% in un anno. Perché abbiamo selezionato questo certificate? Iniziamo a vedere quali sono i sottostanti, Eni, Intesa, San Paolo e Fiat Chrysler. Guardando le barriere, per conoscere le barriere, sono andato apposta sul sito di Unicredit per vedere poi qual è l'iter informativo di questo prodotto. Bisogna cliccare scheda informativa, l'abbiamo già fatto, se no perdiamo tempo. E vediamo qua subito le barriere. Abbiamo per Eni 9821, per Intesa 10, 5, scusate, per Fiat Chrysler 10,5770 e per Intesa San Paolo 2,058. Perché abbiamo scelto questo certificate, dicevamo? Perché le barriere sono molto distanti dai prezzi attuali, in particolare per Eni la distanza della barriera è il 31%, per Intesa il 29%, per Fiat Chrysler il 29,8%. Quindi noi non ci aspettiamo che da qui a un anno, anche se l'arco temporale è abbastanza lungo, uno dei tre sottostanti vada a toccare la barriera. E anzi, ci aspettiamo che i tre sottostanti potrebbero anche guadagnare qualcosa di più rispetto alle attuali quotazioni. In particolare, il consenso degli analisti è ottimista su Eni, con un target price che è sopra il 9% dai prezzi attuali, è circa sopra l'8% il target price su Intesa San Paolo dai prezzi attuali, e Fiat Chrysler, il target price degli analisti, è sopra il 5% rispetto ai prezzi attuali. Quindi gli analisti sono ottimisti, ma vediamo perché. Eni è riuscita a generare utili anche in un momento in cui il prezzo del petrolio era molto depresso. Adesso il prezzo del petrolio si è rialzato e noi crediamo che il gruppo riuscirà a trarre tutti i benefici possibili. La forza di Intesa San Paolo, è stato ripetuto più volte, è la solidità patrimoniale, è una delle banche con più basso rapporto tra sofferenze e crediti elargiti, quindi non dovrà avere, meno, ci aspettiamo non avrà nessun problema dalla BCE, e anzi tutti gli investitori che si trovano adesso esposti nelle banche con più difficoltà probabilmente venderanno quelle banche e si riposizioneranno su banche più solide come Intesa San Paolo. FCA sappiamo che è in mezzo a una grande trasformazione. Marchionne, prima di andare via, ha promesso che venderà Magneti Marelli, più che venderà la scorporerà, si crede a un IPO. Questo porterà in cassa almeno 3 miliardi, una cifra quasi sufficiente ad azzerare il debito. Potrebbero essere scorporate anche Alfa Romeo e Maserati, si parla anche di Comau, quindi un'operazione che farebbe emergere valore inespresso per il gruppo. L'obiettivo Marchionne e anche il primo azionista, John Elkann, l'hanno sempre detto, è trovare un partner industriale a livello mondiale in modo da ricavare importanti sinergie. Come vedete, quindi tutti e tre i sottostanti sono molto appetibili e promettono dei rialzi in borsa, nonostante già molti di loro si siano apprezzati molto. Fiat Chrysler viene da un inizio anno ad oggi con un guadagno del 75%, quindi è un'ottima crescita, ma noi crediamo che ci sia ancora spazio. Ricordiamo il certificate passa di mano a 103,45. Il cap è 128,5, è uno dei certificati che abbiamo messo anche nel nostro portafoglio certificate perché crediamo nel buon esito di questo prodotto. Con questo è tutto, vi auguriamo un buon Natale, a presto.